3, 2, 1, via! Madonna dell'Incoronata, disgraziato fedeltore, e ti spezzo la noce del capocollo. Che poi, ad esempio, questa che faccio io è la voce vecchia di Lino Banfi. Questa voce grossa perché gli si è ingrossata la gola, è stato morso da un coniglio qua sulla carotide. E praticamente, dicevo, rimane questa vociona pugliese, però è grossa. Da giovane li facevano bisbilletti. Una lunga notte di acquisti, divertimento e musica nel giorno dell'inizio dei saldi estivi. Il centro storico e aretino è così tornato ad ospitare la Notte Bianca degli Acquisti, shopping sotto le stelle, organizzata dalla Confcommercio di Arezzo con il patrocinio del Comune ed il contributo di Banca Popolare di Cortona. Circa 200 i negozi e più di 100 le attività enogastronomiche tra bar e ristoranti che hanno deciso di tenere aperto sino alla mezzanotte. Tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di ripartenza, quindi siamo molto contenti. La Confcommercio rinnova il suo impegno per le attività e per una buona manifestazione come sempre è stata Shopping sotto le stelle, quindi speriamo che i saldi partano col piede giusto, ne siamo sicuri e quindi speriamo veramente in queste settimane di ripartenza per i saldi. In piazza Sant'Agostino protagoniste poi musica, intrattenimento e comicità. Quest'anno la gente vuole questo, vuole spensieratezza, vuole allegria, sono stati 2 anni difficili e siamo tornati a vivere, mettiamola così. Come da tradizione sono stati infine lanciati in cielo circa 3.000 palloncini colorati completamente biodegradabili. Chissà quanti desideri che si avvereranno.